L'ultima volta che venne a San Marino Rita Levi Montalcini aveva quasi 100 anni. Era una domenica di dicembre nel 2008. Davanti ai capitani reggenti Assunta Meloni ed Ernesto Benedettini parlò a braccio, un discorso a metà strada tra scienza ed umanesimo. Il 60° anniversario della dichiarazione dei diritti dell'uomo non poteva cadere più in sintonia con la causa umanitaria portata avanti dal Nobel per la medicina. Nel 1992, insieme alla sorella Paola, creò la fondazione Montalcini Onlus per l'istruzione delle donne del sud del mondo. Un progetto cui il titano entrò a far parte con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio e Fondazione Ente Cassa di Faetano. Tornò a San Marino per ringraziare e per ricordare il suo ruolo da oratore ufficiale nel 93. Nel 1993 ho avuto il grande privilegio di conoscere la stupenda Repubblica di Marina. Tutti i giorni di quella giornata bellissima sono presenti alla mia mente. A tutti l'invito a non dimenticare ciò che al momento è garantito solo sulla carta, l'istruzione femminile nel mondo. E poi l'invito ai giovani, con le parole di Albert Einstein. Ricordate la vostra umanità, dimenticate il resto.